mari, laghi e fiumi di birra ieri sera a Lama Mocogno, nella grande kermesse a tutta birra. Personaggi di tutte le età hanno dato vita ad una serata memorabile. Musica, sballo totale, ananas, cocomeri, polenta, salsicce e fusti di birra spillati a ritmo industriale sono stati i protagonisti del parterre di Lama Bassa. Il fil rouge del movimento è stato l'assurdo colore dei capelli dei partecipanti, che con spray impossibili hanno cromato e variopinto bulbi, ciuffi e doppie punte. Beh, qualcuno si è astenuto. E allora introduciamoci all'interno della festa, eh? Ok, allora è giunto il momento della polenta. Con i cachi. Addirittura, allora facciamo vedere dov'è il quartier generale della... Ecco, come si chiama questo apparecchio? Il mulino capovolto. Il mulino di paletta. Hai capito? Allora, lui, amici, è Daniele ed è praticamente il capomastro. Allora, sei in un cantiere, il capomastro è quello che guarda la bitumiera quando gira tutto l'agglomerato all'interno, lui invece si occupa della stessa cosa però con la polenta. Sì, si scorre. Questo è il famoso detto che impera sulle vostre magliette. Sascore dance. Da casa si chiederanno: ma anche il nostro amico si è colorato i capelli? Impossibile, non ci sono. Beviamo solo birra, perché questa è la festa della birra. E allora, siccome le cose stanno così, beccatevi quest'altra compilation di invitati con il retrogusto di luppolo. Allora, preso così, verde, tagliato così, sembri un pezzo di un campo di calcio. No, non è colpa mia, mi hanno brancato in due, mi hanno tinto di verde, io non ho potuto reagire. Mi hanno dato una mano di verde. Sì, una mano di verde proprio. Benissimo, no, effettivamente sembra una zola di San Siro. Sembra una zola di San Siro, davvero. Hai rubato una tovaglia, te la sei fatta come camicia stasera. E allora, 3, 2, 1, via! E allora, attenzione, eccolo qua il Gran Premio, guardate! Qualcosa di impressionante state vedendo a casa? Perfetto. E che avete una canalina che esce da dietro? Sì. Tutto buono così. Complimenti. Bravi. Sembrate le borse dell'acqua calda adesso. Lei ha comprato la tegamina per fare la zuppa di ceci. Sì. E come si prepara la zuppa di ceci? Non lo so, la sento domani sera, poi vedrò cosa c'è dentro. Ah, quindi gliela preparano? Sì. E lei ha comprato il suo... già pronta. Benissimo, complimenti, così si fa. Lei si chiama? Linda. Benissimo, hai capito? Tu fumi toscano, bevi birra e sei alla festa della birra. Esatto. Penso che più fortunato di te. Ma io penso che ci siano in pochi al mondo. Veramente pochi. Come ti chiami, my friends? Ma fate voi, non c'è problema. Vabbè, io così da vederti ti potrei chiamare James. Grande. Ti piace? Sì. Da domani tutti i tuoi amici ti chiameranno? Ma già da ora. Ah, sin da now? Sì, sì, già. Allora tu sei James Bond. Per gli italiani, James. Al servizio? Di sua maestà. Perfetto. Ok, bravo, tutti e due l'abbiamo visto il film. Mi raccomando, divertitevi. E come no? Ci siamo divertiti. Osservate chi abbiamo pescato dal mazzo. Abbiamo trovato un fante di spade qui. Sì. Lei è un fante di spade? Sì, sono un fante di spade. Come mai non è nel mazzo questa sera? Ma sai. Hanno dato carte? Sì. E l'hanno lasciata fuori? Sì. Benissimo, io immagino che lei sia venuto a cavallo. Chiaro. Esatto. Chiaro che sì. E quando torna a casa, specchiandosi, dice: ah, come vorrei essere come il re. Il re? Il re. Rebello. Il rebello, bene. Ma in realtà lei in tasca solamente dei denari. Sei denari. Bravo, complimenti, ha fatto tutta la filastrocca però. E nonostante ciò, il segno più gettonato è stato quello delle coppe, condito dalla musica dei Reo Carlas, che hanno animato l'entourage. Ma non finisce qui, eh no, perché anche questa sera si continua. Perciò tutti invitati dagli amici di Lama Mocogno a tutta birra. E allora, alla salute, prosit e cin cin. Complimenti!